Bene, buon salvegiorno a tutti i non telespettatori e Hadouken a tutti voi. Hadouken! Io sono Chriside, il keeper di questo lercio canale. Quest'oggi ci occupiamo di un unboxing abbastanza veloce, ovvero Alan Wake Remastered, versione rimasterizzata per, in questo caso, Xbox, PC e PlayStation, di un classico ritenuto fino all'epoca esclusiva per PC e console Xbox. Gioco partorito nel 2010 dai ragazzi talentuosissimi di Remedy, capitanati da mitico Sam Lake, già autore di giochi molto ottimi come Control, ma in tempi meno recenti anche del mitico primo Max Payne. Tant'è vero che questi giochi messi insieme formano quello che sia non ufficialmente, ma anche direi ufficialmente, è definito il Remediverse. Non a caso in Control ci sono riferimenti ad Alan Wake e in Alan Wake ci sono riferimenti a Max Payne. Quindi probabile crossover in arrivo? Non si sa, è una possibilità. Non è facile collegare questi tre giochi, soprattutto perché Max Payne è l'unico a non avere delle tematiche surreali. Tuttavia, non siamo qui per parlare di questo, non ancora perlomeno, bensì per unboxare questo piccolo gioiellino, che peraltro sta anche avendo qualche piccolo problema di distribuzione, perlomeno qui da noi in Italia. Infatti mi è arrivato con un po' di ritardo. Comunque ce l'abbiamo qua, quindi partiamo con l'unboxing. Ma prima, ovviamente, ci spariamo la nostra solita sigla. Molto bene, eccoci qui. Alan Wake Remastered in versione Xbox Series X. La copertina è pressoché identica a quella della versione classica, solo con l'aggiunta ovviamente della scritta Remastered sotto, e mi sembra anche il logo Epic Games, mi pare che non ci fosse all'epoca. Quindi sfondo nero con la scritta Alan Wake. È specificato che va in 4K Ultra HD, ovviamente, ci mancherebbe altro, e 60 frame per secondo. Nella parte posteriore troviamo qualche illustrazione, in questo caso ecco troviamo la solita scritta, in questo caso è scritto in inglese, ma comunque il gioco è multilingua per fortuna. Qui troviamo le varie caratteristiche che ho ottimizzato per Xbox Series X, ovviamente grazie al cavolo, 60 frame, eccetera, eccetera. Un'altra lunghissima descrizione. Il simbolo della violenza, visto che si parla comunque di temi abbastanza cruenti, thriller, psicologia, violenza, eccetera, eccetera, anche se principalmente, come sappiamo, il nemico di questo gioco sono le ombre e quindi l'oscurità. Ok, passiamo allo spacchettamento veloce veloce, armati come sempre delle nostre bat forbici. Ok, rimozione del nostro solito preservativo. E come faccio sempre io, rimozione sicura e molto delicata del sigillo Microsoft. Olè. Allora, come al solito, troviamo la solita ennesima desolazione più completa. C'è soltanto il disco di gioco, peraltro messo anche abbastanza storto. Non un libretto, un'illustrazione, il nulla più totale. Uffa, che strazio questa desolazione. Non abbiamo trovato un cazzo! Non ci sarebbe neanche da farci un unboxing. Vabbè, quindi abbiamo il disco di gioco, la solita avvertenza qui sull'altro lato, e stop, nient'altro. Questo è tutto il contenuto. Quindi possiamo tornare a noi. Molto bene, rieccoci qui. Allora, partiamo
Alan Wake Remastered. Non c'era molto da unboxare, purtroppo, come al solito, ormai siamo abituati. Tuttavia sappiamo già che il gioco è un capolavoro nel suo genere, quindi non vedo l'ora di giocarci. Farò subito tutta la serie sulla piattaforma Viola. Vi lascio il link qui in descrizione se volete seguirmi anche lì, come anche nei miei social, quindi Twitter, Instagram e Facebook. E mentre lo porterò in live, se volete, ne parleremo e discuteremo un po' sia di Alan Wake sia di questo fantomatico presunto Remediverse. Quindi per questo video direi che è tutto. Io vi ringrazio di essere stati con me quando avete scelto di farlo. Noi ci vediamo al prossimo video, sempre ammesso ovviamente che ce ne sarà uno, se sarò ancora vivo, si spera. E che dire, Hadouken a tutti voi.